seguendo. Che dati sei fatto, Augusto? Perché appunto ci stracciamo le vesti tra vaccinati e non vaccinati e nel frattempo il virus cammina. No, ma infatti secondo me ecco, l'insegnamento che viene da questa nuova variante è che noi probabilmente dovremo convivere con questo virus non so per quanto tempo. Quindi bisogna entrare in questo ordine di idee, ovviamente cercando di utilizzare l'unico strumento che noi abbiamo per convivere in questo momento con questo virus, che è il vaccino. Ora, il problema però qual è? È che anche l'atteggiamento un po' in generale della politica, io tante volte mi trovo in dibattiti in cui non sento, prendo una posizione e dico noi e dicono il partito, no? Su questo punto siamo qua. Allora, parlare così dicendo diciamo la posizione di partito su un virus è già di per sé paradossale. Sì, sì. È un assurdo. Perché non è che su queste cose qui tu ti dividi o che decidi qual è la mia posizione o la tua posizione. Tu su questo dovresti ragionare in termini di efficacia delle misure, ma dal punto di vista sanitario, sicuramente non ideologico. E invece noi continuiamo così e qualunque tipo d'argomento, che può essere il Green Pass 2, il Green Pass 1, forse ce ne sarà anche un terzo, non lo so, finisce per entrare in questo grande calderone. Tra l'altro posso dire una cosa con serietà, è pieno di compromessi poi alla fine, perché poi a fine di passo sto disastro non si capiscono più le regole. Quando entra la politica, tu entri in meccanismi in cui ci sono i compromessi e le mediazioni. Escono fuori anche dei provvedimenti che non hanno senso. Bravo, perché se io ho il Green Pass per andare al ristorante, e non ho il Green Pass 1 per andare sui mezzi pubblici, che è ancora diciamo più pericoloso del ristorante, allora io credo che la gente si sente dare diciamo queste indicazioni, e visto detto che la chiarezza io dico è sinonimo di sicurezza, molto spesso la disorienti e ricominciamo a discutere. Ma anche questa storia qui adesso, francamente, io spero che, cioè, ma lo dico proprio ai giornalisti, a chiunque che parla di queste cose, non si può fare una differenza io sono per il vaccino e non sono per il Green Pass, perché è una vera stupidaggine, è un'idiozia. Se per questo, Augusto, io intervisto gente che fa battaglie contro il Green Pass e io a un certo punto mi dicono mettessero il vaccino obbligatorio. Noi l'altra volta abbiamo chiesto al professor Mattei e lei si vaccina per il obbligatorio? No. Allora, ma se noi, di che stiamo parlando? Ma se noi ci fermiamo un attimo e ci riflettiamo, cosa significa, diciamo, io sono per il Green Pass, che è una certificazione che hai fatto il vaccino, non sono per il Green Pass, ma sono per il vaccino. Cioè, il momento che hai fatto il vaccino, allora, dal Green Pass. Ti faccio parlare con un senatore, solo una cosa, quasi. Diciamo, io non devo difendere la categoria.